Bene, architetto Vismara, l'attenzione dei media qui in Versilia, in particolare a Viareggio, da un po' di tempo è tornata appunto sui temi del porto. Tutti sanno dell'operazione di poco tempo fa, della vendita del 48-51% delle azioni della Viareggio Porto che è stata privatizzata a un concorrente importante, il gruppo Ferragamo. Che cosa ne pensa lei, ecco, di questa situazione, soprattutto nell'ottica di un cantiere come il suo, il Vismara, che è già da tempo che opera poi qua? In Sì. Versilia, anche se poi non tutti lo sanno, eh? Mi sembra dall'85. Sì, esatto. Noi tantissimi anni che lavoriamo su questa piccola nicchia di prodotti particolari, di barche originariamente a vela molto sofisticate, e in realtà lavoriamo il 99% con una clientela non locale, per cui siamo poco noti in zona. Facciamo dei prodotti tecnologici e con sistemi di costruzione e di progettazione che non vengono normalmente usati nella piazza Via Regina. Siamo un po' così, una piccola perla, speriamo bianca, qualcuno dice nera, però proviamo a fare le cose in modo diverso. Tornando invece alla sua domanda, certamente noi siamo partner della Baltic Yachts, che è il cantiere finlandese, diciamo, tra virgolette, concorrente della Nautor, che è il cantiere di Leonardo Ferragamo. Però devo dire che la presenza di un imprenditore come Ferragamo, ma soprattutto anche conoscenza del mondo nautico in operazione come quella del porto, comunque la vediamo bene, che poi lo faccia lui o lo faccia Posso servire a tutti, sì. qualche altro imprenditore. Io, come dicevo simpaticamente prima con lei, è dall'84 che mi sono trasferito a Viareggio, perché io sono di Milano e sono venuto a Viareggio quando abbiamo dato vita alla Perini Navia assieme al signor Perini, chiaramente ho avuto l'onore di lavorare con lui dall'inizio. Mi hanno detto: sei fortunato perché stiamo cominciando a fare il porto nuovo. Siamo nel 2008, no? Quindi la cantieristica viareggina di che cosa ha bisogno? Di infrastrutture innanzitutto e di spazi per accomodare i clienti, per accomodare le barche. Il porto è una necessità che deve partire immediatamente. Poi speriamo che Ferragamo, da imprenditore illuminato, lavorando anche con cantieri esteri, riesca a concepire un concetto di portualità evoluta, che secondo me vuol dire integrata perfettamente con la città, con i servizi, con gli alberghi, con tutto quello che non è il vecchio concetto del fare il porto per pochi privati gestiti in modo, Quasi diciamo, esclusiva. esclusivista. Sì. Esatto. Ecco, senta che ha detto, lei si è laureato a Southampton, quindi un fatto un po' anomalo, nel senso, chi lo chiama ingegnere, chi lo chiama architetto, ci spieghi meglio. Verissimo, beh, io ho studiato appunto in Inghilterra architettura navale. In Italia esiste il titolo di architetto, chiaramente edile, e quello di ingegnere navale, però l'architetto navale non esiste. L'architettura navale è una specializzazione di progettazione di imbarcazioni fino in realtà alla dimensione oggi di 50 metri. Erano un tempo le vecchie 50 tonnellate di stazza lorda, dove poi in realtà diventano più navi che barche. Bene, ecco, le attività di questo cantiere si sono un po', diciamo così, accelerate nell'ultimo tempo. È recente il varo di due imbarcazioni, mi sembra verso il metà luglio, con caratteristiche particolari. Ecco, ce ne parli un attimo. Beh, Una è stata una prima addirittura per voi. certo, diciamo accelerate lo possiamo concepire inteso nell'ampliate, cioè noi siamo notissimi per la progettazione di imbarcazioni a vela molto performanti. Poi negli ultimi anni alcuni nostri clienti e clienti diciamo nuovi si sono avvicinati a noi chiedendoci di progettare con lo stesso approccio a livello di costruzione, a livello di disegno, quindi di ricerca, di analisi fluidodinamica, eccetera, eccetera, le barche a motore. La barca che abbiamo varato 15 giorni fa è stata la prima barca a motore, una barca di 16 metri interamente realizzata in fibra di carbonio con un dislocamento molto leggero, quindi dei motori molto piccoli. La possibilità di navigare a 35 nodi con la metà dei consumi, la metà della potenza, e
e soprattutto, come noi diciamo, con navigare con leggerezza. Cosa vuol dire navigare con leggerezza? Vuol dire con un impatto sul mare, oggi va di moda l'ecologia, quindi diciamo anche un impatto ambientale basso. Questo non solo perché la barca consuma poco e ha metà dei motori rispetto alle altre barche, ma semplicemente perché è disegnata con un approccio efficientistico. Gli inglesi dicono efficient design. Efficient vuol dire fare ricerca per navigare meglio, quindi una carena progettata per avere una resistenza all'avanzamento inferiore, dei materiali di costruzione, la fibra di carbonio sottovuoto in questo caso, per fare una barca più leggera, più rigida, gli interni che sono strutturali all'imbarcazione, quindi non sono degli elementi parassiti, dei sistemi di impiantistica evoluti. Questa è una barca che ha l'aria condizionata, che però funziona con le batterie agli ioni di litio, quindi quando uno va a dormire in rada al pomeriggio non deve tenere acceso il generatore. Ecco, questo è il mondo, diciamo, che stiamo tentando di portare al motore da quello che abbiamo fatto sempre in 20 anni nella vela. Sì, perché voi siete anche, diciamo così, se si può dire la parola, i concessionari della Baltica per tutto il Mediterraneo. Sì, diciamo più che concessionari, noi siamo dei veri e propri partner, perché qui a Viareggio noi facciamo la progettazione, lo sviluppo dei prodotti, la concettualizzazione dei prodotti, e poi le due aziende, Vismara a Viareggio e Baltic in Finlandia, si scambiano know-how, tecnologie costruttive. Magari noi siamo più bravi a portare ai finlandesi ciò che ha a che fare con il design o sistemi più evoluti di gestione delle vele per ridurre l'equipaggio. Loro sono più appassionati di ricerca sui materiali. Oggi stiamo facendo in Finlandia una barca a vela di 65 metri, interamente in fibra di carbonio, realizzata con resine epossidiche sviluppate con le nanotecnologie. È la prima barca al mondo, ha una propulsione elettrica, quindi il modello, richiamandoci prima agli studi inglesi, io lo chiamo il modello anglosassone, è quello di avere insito nella nostra azienda la cultura della collaborazione in team. Cioè, a noi piace lavorare con consulenti, progettisti, chiaramente clienti e strutture in giro per il mondo per cercare le soluzioni più adeguate per fare sempre dei passi avanti. In questo chiaramente il rapporto con Baltic è una delle cose importanti che abbiamo.